Il Museo Archeologico Regionale di Gela questa mattina ha aperto le porte ad una delegazione italiana ed ungherese nell'ambito del progetto dell'Istituto Ettore Romagnoli From My Homeland to the End of Europe, edizione 2016-2017. Ad accogliere gli studenti e i professori italo-ungheresi sono stati il sindaco Domenico Messinese e il direttore del museo Ennio Turco. Oggi abbiamo la fortuna di ospitare dei ragazzi di Dunarasti, una splendida città ungherese, che sono venuti a trovarci, a vedere la nostra città, sia vivendola, perché sono qua da diversi giorni, e sì, ammirando quelle che sono le nostre perle come il museo, l'acropoli e le varie bellezze che c'è il territorio. Non saranno sicuramente in grado di vederle tutte, ma potranno comunque portare questo messaggio nel loro territorio. È chiaro che è un progetto di scambio, infatti ci sono stati dei ragazzi italiani che sono andati a vedere le bellezze ungherese, e così forse si comincerà a parlare di un'Unione Europea che va oltre quella economica, ma un'unione di popoli. Stiamo portando avanti tanti progetti con la scuola, per esempio alternanza scuola-lavoro. Abbiamo 5 istituti sia del territorio di Gela ma anche di fuori, che stiamo portando proprio avanti questo discorso della conoscenza delle attività che si fanno all'interno del museo, tra cui la promozione, perché è fondamentale. Io ricordo prima a me stesso, ma poi a tutti, che il museo fa conservazione e poi promozione, ma per fare conservazione e promozione tutto passa attraverso la conoscenza, e quindi abbiamo oggi l'occasione di avere questi ragazzi che vengono da fuori per far conoscere quello che è il nostro territorio, ma non solo dal punto di vista quantitativo, ma di più dal punto di vista proprio dell'essenza della nostra identità. Sotto la guida della coordinatrice del progetto, Tiziana Finocchiaro, e con la collaborazione di Rita Maniglia e Claudia Gennuso, gli studenti italiani hanno guidato gli ospiti del partenariato permanente alla scoperta dei tesori del museo utilizzando la lingua inglese. La giornata di oggi ha un aspetto molto scientifico e informativo, se vogliamo dire così. I nostri ragazzi sono stati preparati per l'aspetto informativo relativo al museo dalla professoressa Gennuso. I bambini hanno preparato delle presentazioni delle varie vetrine che illustreranno in lingua inglese ai loro compagni coetanei. La professoressa Maniglia ha curato l'aspetto scientifico della mattinata e li condurrà attraverso la zona archeologica, il parco archeologico, alla ricerca di piante specifiche della macchia mediterranea che verranno poi raccolte e collezionate in un erbario che verrà sviluppato successivamente a maggio durante il successivo incontro di progetto in Ungheria.